Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi voglio fare il riepilogo della serata di ieri. Sapete che ieri c'è stata la gara con le GT3 su Brembach su Project Cars 2 per PC. E prima cosa voglio ringraziare assolutamente i ragazzi che hanno partecipato, in particolare Marco, Ivan, Vincenzo e Dash, e tutti quelli che hanno cercato di seguirmi, cercando di collegarsi live su Steam. Purtroppo mi scuso, ma abbiamo avuto parecchie difficoltà per iniziare la serata, e quindi se mi mettevo a fare anche la trasmissione dal vivo di quello che succedeva in stanza, penso che sarebbe stato un vero casino. Quindi mi scuso per non aver potuto fare un live. Cercherò magari la prossima volta di fare il commento e di fare una trasmissione direttamente su YouTube, così da far partecipare un po' tutti. Credo che possa essere qualcosa di interessante. Per quanto riguarda la gara in sé, purtroppo per me non è stata proprio una mia serata, non c'era nulla che andava nel verso giusto, ma non importa, perché lo scopo non è andare a vincere o fare podio, quello che è, non è quello che mi interessa. Il mio scopo era quello di divertirmi, ed è stato così perché comunque ho avuto la possibilità di conoscere tre persone nuove, fortissime, poi in pista, e questo è un di più. E in più la serata dopo il brand mezz'ora di gara sotto una bufera e acqua che non finiva mai, quindi già brandarci è complicato con la GT3 più la meteo, che è stata veramente implacabile. Abbiamo continuato con delle combo interessanti per finire la serata. In particolare ne vorrei segnalare una in cui eravamo su un circuito di rally cross e mi sono ribaltato grazie a Marco, e lo stesso Marco mi ha rimesso nel senso giusto, e magari ve lo faccio vedere. Però il riepilogo, certo, potrei fare gli highlight, anche se commentare una mezz'ora di gara e poi fare dietro il video editing è comunque un lavoro abbastanza pesante, perché bisogna andare a cercare le azioni interessanti, lo sapete. Quello che è emerso da questa serata è che, siccome ci siamo divertiti, pur essendo non tantissimi, è emerso la possibilità di fare magari un campionato online, e visto che c'è una funzionalità molto interessante su Project Cars 2, magari potrebbe essere un'idea, e da lì fare magari una serie di video interessanti che commenta questo campionato. Quindi ragazzi, se siete interessati, c'è la possibilità, e magari anche di fare un multiclasse, visto che appunto Project Cars 2 lo permette. Bene ragazzi, dopo questo breve riepilogo e per avervi fatto vedere un attimino le peripezie della serata di ieri sera, con la speranza di potervi presentare gli highlight della gara, vi ringrazio per avermi seguito. Noi ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi al canale, tanto è gratuito. Non esitate a lasciare un commento ed un like se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. Da Fabrizio è tutto. Ciao!